L'area antistante della rinnovata stazione ferroviaria di Sulmona sarà riqualificata e consentirà la nascita di nuovi servizi collegati fra loro con la realizzazione di un centro intermodale moderno, auto, bici, pedoni, bus, che potrà funzionare come hub per la mobilità integrata ferro-gomma pubblico e privato. Questa mattina a Sulmona, a Palazzo San Francesco, è stato firmato il protocollo d'intesa tra il Comune e i vertici di Rete Ferroviaria Italiana con l'obiettivo di valorizzare appieno il sistema dei trasporti pubblici e privati e riqualificare l'intera area antistante la stazione, che da troppi anni è stata trascurata con gravi problemi. Rete Ferroviaria Italiana ha un progetto che mira anche ad includere nei propri obiettivi quello di migliorare l'accessibilità esterna delle stazioni, perché il servizio ferroviario, il treno, sia più vicino ai cittadini. È necessario che i collegamenti verso la stazione, quindi lo spazio esterno della stazione, abbia le stesse caratteristiche di funzionalità degli spazi interni. È un lavoro che indubbiamente va fatto con gli enti territoriali, in questo caso con il Comune di Sulmona, perché evidentemente l'assetto delle aree urbane è una competenza e una prerogativa del Comune. Si fa ovviamente in una nuova modalità collaborativa, perché il Comune riesca a garantire i servizi di trasporto e di collegamenti di cui la stazione ha bisogno perché il mezzo treno venga alimentato, ma nello stesso tempo si recuperi quella qualità anche dal punto di vista gestionale che gli spazi all'esterno delle stazioni per tanti anni hanno un po', come dire, sofferto della carenza di questo tipo di attenzione. Quindi la riqualificazione del servizio e dello spazio urbano in sinergia con l'amministrazione comunale. Beh, adesso sarà RFI naturalmente a guidare tutto il percorso da un punto di vista tecnico. Noi siamo a disposizione, e considerando come hanno affrontato il lavoro precedentemente, credo che i tempi saranno sicuramente contingentati, quindi spero che avremo veramente a breve la realizzazione dell'intera opera. È un passo fondamentale perché si va a rifunzionalizzare veramente un'intera area nella logica proprio di ottimizzare un servizio di trasporto intermodale. Le ferrovie si stanno impegnando molto per velocizzare anche la tratta e noi faremo la nostra parte per migliorare sia il trasporto urbano che tutti gli altri sistemi di mobilità sostenibile che possano favorire una migliore connessione tra la stazione, la città e il resto del territorio.